non ci conoscete, guardateci alla mano. Noi siamo le operaie della SACE di Vaiano. Sì, la vogliamo sempre così. Se non ci conoscete, guardateci al nastrino. Oggi facciamo festa al nuovo padroncino. Sì, la vogliamo sempre così. La SACET è stata creata operativa qui nel 1938, è la data di inizio dell'attività SACET, Società Anonima Compensati e Tranciati. La sede legale era a Milano, probabilmente, e a Milano era lo stabilimento. Prima di subentrare lo stabilimento c'è stata, se non segheria, vaianese. È bruciato dal 35, c'era una zona molto di 4.000 metri quadri di tetto, inerbera così. La segheria era del conte Gaddo, e gli era un po' gatti, ma prima mo, gli era di che direttore lei, che mi si veniva a non dal conte. E lei, c'era qualche ragazzo che aveva bisogno, e chiamava per le piante, o il carico, lo scarico. La segheria è stata bruciata dal 35, ha cominciato a lavorare dal 37, la SACE, formata appunto a Milano, per fare il compensato. Dietro. Questo era il garage, in fondo dove era era sto coso? Qua. Allora, questo è un dietro qui, porticato là in fondo. porticato. È Dietro questo? porticato, sì. Ah, è E questo qua. il porticato, noi Queste andavamo. sono state le vostre esperienze alla SACE? Assunta in SACE il mese di febbraio del 1940. 40. Lo Invece lei? stesso, anch'io. Assunte assieme. Insieme. In reparti diversi però. Reparti diversi. Sì, però si cambiava, Si eh. cambiava, si cominciava dalla spogliatrice. No, perché quando c'erano due macchine, tutte e due uguali, ma erano pesanti. Allora Lei si sì, era spogliatrice, si chiamava alla lisciatrice, era pesante, fammi una stamana, andò e una stamana da riposo, dopo fammi un'altra stamana. Ho fatto un po' di tutto, dalla spogliatrice alla taglierina, all'essiccatoio, le macchine che c'erano lì, c'erano nella SACE. Io sono entrata nella nuova SACE e nella Cometer. Allora io sono entrata alla SACE, misure lineari. Veramente lì era la FIM, era la SACIT, ma era il reparto che si chiamava FIM perché costruivano metri. Fabbrica italiana misure lineari. È entrata in SACIT quando? Il 23 di aprile, no, di ottobre, 23 di 1950. All'età di? 14 anni e 3 giorni. Facevo i lavori d'ufficio. Alla mattina andavo a consegnare a ogni reparto dei cartellini che loro mettevano la produzione del giorno. Il giorno dopo ritiravo quelli vecchi e davo quelli nuovi. C'era un telefono solo in ufficio e io in bicicletta, la mia bicicletta, la volevo chiamare, non so se era qualcosa inerente suo papà o al principale. Io ho lavorato col dottor Fiano Arturo, o se no con la signora Maria, che era quella addetta ai metri, che poi loro venivano a piedi. Io tutti i giorni facevo i metri cubi che sfogliavano, che venivano fuori dalla pressa. Mi hanno messo subito in segheria tagliando questi stecchi, poi me li hanno fatti passare. Stampavo, facevo i numeri ai metri. Arrivavano i tronchi in I segheria. tronchi La segheria. segheria tagliava. Tagliava i pezzetti, i pannelli, i pezzetti. Dopo passavano nella trafila, venivano belle così e venivano di là nel nostro reparto, che era la segheria, e poi c'era quel reparto lì. Dopo tutte andavano dentro nel giallo in vernice. Così li bagnavano nelle vasche. Si tiravano su, si attaccavano su. Poi portavano alla fresa. Che facevano gli incavi, questi incavi per mettere le molle. La mona veniva messa sotto una macchinetta, con la macchina si schiacciava, si chiudeva. Poi sono stata 20 giorni in segheria, la signora Maria, non so, mi ha tirato fuori, mi ha messo a fare ste molle. Dopo c'era quello che metteva il chiodino.
perché erano tutte macchinette che giravano, quell'ambiente lì era fatto tutto. Dall'inizio, dalla stecca bianca, un pezzettino così, a tutto il resto. E dopo c'era la macchina che arrotondava alla fine, che li puliva e poi si piegavano. Finito così, pulivamo. Andava sulle stampe e quando il giorno dopo erano già asciutte, andava alla stampa. Tre stampe. Tre macchine per stampare. Sì. Ermelina, Rosellina e Giannina Moroni. Io facevo la stampa, ma siccome che in quel momento lì io ero un po' una capetta perché era più il padrone vecchio, era quei nocchi che se ne intendia mia di nicotte, non c'era più la signora Maria che era quella che comandava, me l'era tanto tempo che ero lì, conoscevo tutta la trafila del lavoro, ero a testa da tutto a lavorare, malgrado me però lavorare a me stessa. Quanti colori si usavano per i metri? Allora, per i metri si usava il giallo, solito, sì. Questo. Giallo, verde, azzurro, però gli altri colori bianco, erano più pochi. E poi bisognava, ogni metà si faceva, quando si faceva il doppio, ogni metà bisognava misurarlo sulla misura lineare, bianco. Se era preciso. La precisione. Se era, la precisione c'era proprio. Era lo stampo e l'operaia, la mettia dentro il materiale così, mettia dentro e mi tirava, veniva sui calcioli questi. E questi qua c'era un'altra operaia che mettia su i calcioli e mettia dentro, difficile pochi perché se schiacciava bene rompia la stecca. Se invece non schiacciava bene, questo veniva via. Questa stampa qui era uno stampo solo, perché dopo ne facevano di altri tipi, quei più che costava. Io facevo solo il nero con i numeri neri, ma i decimali belli facevamo in rosso. Livelli di legno, varie misure, facevano in metri non pieghevoli lunghi, facevano i metri pieghevoli, facevano i calibri, tutto qui che facevano dentro lì alla film. Questi li facevate voi? Sempre me, sì, sempre la film. Perché vedo che qui c'è scritto... Qui c'è scritto per quei che la commessa che comprava, volevano il suo stampo. Non uscivano col nome uscivano col nome di con una... Con questo. Cioè voi le facevate per conto terzi. E i metri ogni 15 giorni veniva giù un ispettore da Cremona, il signor Maddaloni. Che diceva al Buladur. Quando arrivava quelli del volo c'era quelle adatte che andavano a volare i metri. Ecco. Ogni tanto prendeva un campione, misurava se andava bene, se era lungo, se era corto. E quindi portavano lì dei campioni di metri o tutti i metri? No, tutti i metri. Tutti, quindi casse? Sì, le casse di metri. Ho capito. E dopo cosa facevano? E dopo le mandavano via quando erano volati. Venivano punzonati, perché sennò non potevano essere venduti. Questo signor Maddaloni era un ispettore dello Stato. E sempre la Sacit, però là erano i metri e qua invece era... C'erano due reparti, ma sempre nello stesso posto o si fanno due fabbriche diverse? No, è sempre stesso posto. Sì, sì. Ecco. Società anonime, compensati e trinciati, ma... Era poi faceva il compensato, andava al segatoio, e venivano là all'egra, tre donne al segatoio, passava, tre donne ricevono di là, andava la pressa. Sui banchi si metteva tutti i fogli di compensato, uno in un modo o nell'altro per passarli, ogni banco c'era un po' di cola. Poi si metteva dentro nella pressa, si chiudeva e loro dall'altra parte veniva fuori il compensato che era mogano, fruffa. Io ero la giuntatrice. Cioè sul dì? Cioè sfogliavano le piante, poi c'erano le tagliarine che tagliavano. Poi passavano il essiccatoio e poi le portavano alla refilatrice, poi le portavano da me che io giuntavo, come giunta i fassoletti. E alla fine il prodotto finito cosa era?
è compensato per la moviglia. C'era la faccia brutta sotto, Ken Ken e il pioppo. E poi c'erano diversità, mogono, avo di re, duca rosa, no, noce, e tutti i regni anche che me laurai, giuntai. Era un mestiere anche critico, perché anche il noce non si poteva fare a una sibra di sacco. Tutto ma. Io pensavo che la sfogliatrice servisse anche per... No, non so se ti andavo, vuol dire no, la lama. E la lama che era altissima, dopo dire posa la barba col filo della lama. Ah. Oh, la madonna, sensibili. La pressa ripressava e uscirono i pannelli, dopo c'erano da lavorare, rifilarli, tirare via la carta che io avevo messo. Io ero la rifilatrice. Io mettevo sotto il pacco con una pressa che veniva giù. Mettevo la squadra, di qua era 30, di qua 22, io dovevo metterla in squadra. Dopo da lei andava dell'Ando e Germà, che lui li rifilava, venivano fuori i pannelli tutti in ordine. D'estate no, si sfogliava addirittura, invece quando cominciava l'autunno col freddo dovevamo mettere le vasche per non farli scongelare, no? Qui c'era una vasca per bagnarle? E le pugne che portavamo sulle spalle, una davanti e una dietro. Sono io che incollavo questi fogli di compensato o altro genere di cose, che poi questo foglio quando era unito lo passavano nei rulli con la colla. Se poi questi pannelli dovevano metterli in pellicciatura sopra di mogano, di rovere, di qualsiasi altro legno, si metteva sopra, uscivano dalla pressa, andavano da Germanì. Chi le sceglieva le piante da portare qui a Vaiano? Siamo in mediatore, no? Il gran bosco. I dalai fanno preventivo, poi dopo che è abbattimento, che tagliava le piante. E poi le macchine lì, sì, la successione delle macchine, se lo ricordo. La caragnina era la sfogliatrice a derulare, no? Una pianta ogni forma di sotto, in modo di dire. La derulazione con dei nodi o spine, secondo me. Mi ha messo chi le fa la lista, scartava. Con chi le fa le fellule, però, i cesti. Sì, sì. E i formaggi, le sense. Sì. Era faticoso perché c'era da lavorare. Mi si dava che la mia di scaldamento. Le donne, te, con le derulate, ti ho bagnato, quella che è. Fusacchia, lui ho tutte bagnate, veramente bagnate. Mi ricordo la mamma del sindaco, Orina Giovanna, e le due ciguline sorelle, che era lì in bocca, lei era da segatoio. È continuo, Certo, la sessione passata tu poi inizierai. La passata, e bisogna mi incantare perché che da là, lì è scaricato, perché tu cercherei. Era male 22, 23, 24. Si salvo tu che lì è finito, bisogna la cadetta, poi mi ha mandato un mescarello. Bisogna sfruttare la caloria del secatore. Hai capito? Prima si faceva bollire le piante. Erano riesce magari 2-10 e poi con quello lì si andava a passare nel secatoio. Io ero l'ultimo, era detto la finitura. Era leggero, mamma. Allora le mie come era, che prima momento, il primo anno, eravamo la squadratrice. Prima della squadratrice moderna era con la bindella, era un carrello fatto su due binari, a mano, e ti metti 2, 3, 4, 5 fogli per far renta all'aurale, bisogna pianire la mano. Ma era pesante quella macchina, mamma mia. C'era molta puzza? No, in vernice sì, in posti. Che c'era più puzza, era lì dove sono andata in sace, alla pressa. E lì c'era l'odore? L'odore di colla? La colla. La colla, non ho capito. Le resine, Scappavano tutti. La colla si produceva lì, si faceva lì la colla, con la farina, con le dosi di acqua, si metteva tutto dentro in questa macchina, sia colla che farina, con le dosi giuste, e c'era una macchina che girava questi prodotti e si faceva la colla. Mi sono avanzata una bronchite cronica.
Roselina Raimondi dice, per esempio, che la miscela della vernice dava qualche problema respiratorio. Altro che. E Pinuccia d'Asti ogni tanto sveniva e la portavano fuori a prendere l'aria. Sì, è vero. È così. È vero. E una volta la signora Maria mi ha piccato perché sono stata male. E io sono scappata a casa. Mia mamma mi ha preso per me e ha detto: te lo sai che hai bisogno di lavorare perché siamo tanti. Che eravamo i 9 fratelli e io ero la seconda, dovevo per forza lavorare, aiutare la famiglia. Lei mi ha preso per me, in un attimo mi ha accompagnata a me. E anche quando venivano i camion per caricare i camion, andavano a casa a cenare e poi tornavano da lei per portare compensato. Mettini la cosa qua pesante perché sennò i ragazzi che lavoravano. E lì la lavorazione con la guerra come era? C'era un boom di richieste di lavoro. Io ci andavo a soldati, ma sono dalle mie assistite i tre che è andato a soldati. Il fatto che ci fosse la guerra, il lavoro lì veniva richiesto lo stesso. No, ma per l'amore cosa di serviva? Dio. Cioè, compensato per far cosa? Per far cosa? La mandavano, allora andavano nelle zone represse, a Beirut, in Cipro, quella specializzata il muovono del Dalusso, la casa, in Inghilterra. Inghilterra. Tempo di guerra non mi davano più neanche gli scopi, mi facevano scopare col pensetto di compensato. Lui Gatti era una perla preziosa, a me non c'era padrone, ma lui ci teneva. Che io andavo anche a fare i pavimenti, una volta che ero mia lucidatrice, a casa del dottor Bernardinanzi, mettendolo alla cera e poi inginucciato per terra. Ho lavorato in sacci, ma mi è sacci, fa da mangiare, fare pulizie. Lavare, stirare, pulizie di casa. Tu sapevi far da mangiare a 16 anni? Facevo da mangiare quello che trovavo, dopo la spesa. Lui che voleva tanto il minestrone, che piaceva tante verdure, tante cose, bistecche, cotolette, polpette, tutte quelle robe lì, insomma. Quello che faccio ancora adesso. Dopo mi teniva anche a mangiare, lei andava a fare una bella polenta e ciao, sì. Lì erano operai in pratica, no? Sì. Tutti operai. Sì. La retribuzione era uguale per tutti? O c'erano degli scatti di anzianità? No, c'erano degli scatti di anzianità. Ah. Sì, sì, sì. Ogni mi sembra. Cioè, quelli più anziani guadagnavano di più? Sì, 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 guadagnavano di più. Sì, sì. Poi man mano che venivano cioè, qui da noi non c'era l'apprendistato. Ah. Allora penso che non c'era neanche. Ma uno entrava lì a 15 anni e era operaio a tutti gli effetti? Sì, operaio, però prendeva meno di uno magari che era dentro. Sono arrivato a un certo punto, era mai a 60, 70, 90. Sarebbe così che il cartellino di centro era mia seno tra le due cartelline per la timbra. Più di 100 sto. Dopo facevamo le paghe. Ecco, le paghe come funzionavano? Le paghe ogni 15 giorni. Mm. Che quanti mi pagavano la festa, mi davano 10.500, che dai il basilio, 10.000 lire, era tanti. Erano anche abbastanza generosi. No, dire, rispetto... mia lavorai alla segheria, a posto di Leber, sotto la segheria, come si chiamava, Reanese. Lavorante di imballaggi. A 55 centesimi l'ora, come co. Al 18 di marzo sono andato alla Sacia, 1.10. Più del doppio. Più del doppio. Provvedimenti disciplinari, non so, lettere di richiamo, sospensioni, no, mai successo? Mai successo. Dal tempo che ero dentro io, ma se c'era qualcosa, ve lo dicevano. Sì, verbalmente? Sì, a bocca. Ecco, lettere di no, sospensioni? Io non ho mai... Mai avuto? No, mai. Che eravamo fuori, trovavo una bella multa, perché io mi piaceva cantare. Cantavo, no, in alta voce. Mi sentivo, intanto che passavo, che cantavo, andavo fuori a timbrare, trovavo la multa. 4 multe ho preso. Perché cantavo, non perché non lavoravo. Ma dei licenziamenti non c'è mai stato, magari chiamavano uno
mio studio. Mi chiamavano il dottor Arturo e venivano in ufficio, questo qui diceva sono venuta tardi per questo motivo, per quell'altro. Per esempio se c'era che era morto qualcuno che stavano a casa due o tre giorni, quelli lì non venivano, non veniva retribuito. E quando mia sorella ha partorito che il bambino è morto, mia sorella Ermelinda non mi ha mandato neanche a vedere, perché ero giovane e non potevo, fino al giorno dopo, quando oramai era già successo tutto. Dopo, dopo che mi sono sposata, che mi hanno licenziato, prendevo la disoccupazione, 40 franca al mese, 40 franca al mese. Aveva dei fratelli, sorelle? Sì, sì, dopo sono morti. Avevo la sorella è morta che aveva 2 anni, dei vermi, non so come dire. Gli ossuri sono quelli piccolini, ma lei aveva proprio i vermi grossi, venivano fuori dal naso, la mia mamma li strappava. Invece allora moriva tanti bambini piccoli. Mio fratello è morto per 2 anni, comuniti. Io sono del Grasse Grosso nel giugno. Il 41 credo, una certa Egle Vailati di Vaià. L'era, adesso come faccio a ricordarmi? Era la zia di Ornella, quella lì. La sorella da Gabì. Che abitava vicino all'asilo. Ma lì c'era una lama che si alzava automaticamente, si alzava e abbassava. Lei si è azzardata a allungare il braccio per prendere qualcosa, non so che cosa. Lei la lama ha fatto il suo giro, è caduta. A Blas, lei in piedi o giù per di Andrei? Ma io ho se le mezzo lì da Marietta, ho detto che sarà base, passare a sé, con le stecche, poi le posso solo all'ospedale, così giù, non così, così giù, così giù, era già così giù. È morta dopo. Aveva 18 anni, poverina, ma bella anche era. Non sono mai stati fatti degli scioperi in Sardegna? No. Io mai faccio. Non ti ho mai fatto un sciopero. La famiglia è morta da fame. Spenga. Le ragazze. Ma è perché che era. Lei era tanto bella che l'altro le pagava le nate, ma perfetto. Eravamo giovani, dei sindacati, ce ne importava fino a un certo punto. Ecco, non era bello, era giovane. Non so se si chiamava Fiorenzo, ma una cosa simile. Non sarà stato per caso Fiorenzo Maroli? Sì, era un bel uomo, alto. Non c'è più, purtroppo è scomparso. Ah sì, è morto. Sì, che poi è stato anche deputato al Parlamento. Sì. Ma figuriamoci, ragazzi di 18, 19, 20 anni. Sì, si pagava la tessera, non so io. Ma però, non è che ci importava tanto, tanto c'erano più gli anziani che mandava avanti. Non perché il ciopo di evitare le randanti, per notte, gli avrei di idea che sta mancando la vesta. Oggi gli è mia, io dico, ho paura, ma se gli è fiducia, sta mancando la notte. Tante notte, vorrei di proprio mezzo scontro non te stesso. Primo, quando è arrivato, è il dottor Fiano. Dottor Fiano, nome se la ricorda mia? Gilberto. Gilberto Fiano. Gilberto Fiano. C'era ancora quando è arrivata lei, che è andata lei a lavorare. Sì. Quindi il prete era Gilberto Fiano. Fiano. Dopo invece era il dottor Arturo, che era il suo nipote, quando ho lasciato a lui. E questo è avvenuto quando? Mi ricordo il mio nipote. Sì, beh, dopo la guerra. Dopo la guerra, perché lui è stato in campo di concentramento, il dottor Fiano. Il dottor Fiano, il primo, Gilberto, è stato in campo di concentramento. Perché loro erano una famiglia di ebrei, giusto? Sì. Che Franzo Fiano l'ha deportato in Germania, è morto il papà di Arturo, Giuseppe sì. Fiano, è morto in campo di concentramento. A Semperte, degli ebrei poverini è andato, non mi ricordo, in Germania, e dei casi in essere. Mi ha detto una batosta tremenda.
pronti adesso, gli appudimi è per nessun motivo. Non mi ricordo, sì, caduto il centramento, la sera, dal venire della sera, a un punto, proprio dalla Germania, al confido d'Olanda. Dall'Olanda comincia a venire a medicare. Allora, ho arrivato qua, purtroppo, sono preso in Andrea. Ieri, una comitiva, una truppa di ebrei civili. Talise mia, magari, e la lavata mia è proprio lo spettro delle due robe, via. Ti ha trasportato Andrea. E cosa fai? Allora, i tedeschi chiamò le palotole, le spalagan del coto, anzi. Fa delle grandi sterbini delle truppe che muovo lei, quando guardi una lancia in tedesca, non manchi di morire, stavi che era alto così. Tam! Alto! E la lei era il camion che portava a... Lui è morto di malattia, sì. Sì, sì, l'ho conosciuta, è una brava persona. Che se c'era lui, ho idea che Baiano era più grande che Milano. E poi è venuto subito il nipote? Il nipote che si chiamava Arturo. Arturo, dottor Arturo. Era un uomo molto severo, ecco. Un uomo piuttosto asciutto, piuttosto... Severo anche con te? No, con me, magari, un rispetto, un ghia. Non ha sgarrato un centesimo, un liquido asciutto, tutte quelle robe lì, tutto preciso. Era bravo, io mi ricordo quel tempo lì aveva la figlia malata che aveva un tumore alla testa. Che era la prima figlia. Arturo Fiano, che l'avrà frequentato parecchio, un po' di più, no? Che ricordo ha, ecco, di questo Arturo Fiano? Non mi pronuncio. Ecco, non... A me sembrava una brava persona, fin troppo brava. Troppo brava? Troppo brava. Ma come competenza sul lavoro, poco, mi pare di capire. Niente. No. Personalmente lo devo ringraziare perché ha portato lavoro in un paese, che era un paese solo di contadini. Ha portato un po' di benessere al nostro paese, a Baiano. Era uno familiare, bravo, ecco. Aveva sposato moglie e figli, non si ricorda? No, aveva un figlio, ma non era sposato, poi dopo lei è arrivata giù anche lei, la signora Anna. Quando sono venuti a abitare qua a Baiano. Ah, perché poi sono venuti a abitare sì, a Baiano? Sì, perché lui aveva un'altra e allora lei è precipitata giù. Lei e Sandrino si chiamava. Il figlio, Sandrino. Di là c'era suo papà, okay. C'era il signor Gaudenzio, una gran brava persona, questo lo voglio proprio dire. Per esempio c'era Gaudenzio, era bravissime volte che faceva le osservazioni, perché lui li guardava, ma diceva non è mica meglio che ti sposti di là, che questa qua lo deve fare lei. Ho capito, gli impiegati quanti ne avevano, gli impiegati? Impiegati c'era la signora Nella. Nella è una gran brava donna, di conti... mai vivi che dall'Adi, ma manca Iure, puntuale, pagamento, sempre rispettato. Assumire una persona bisogna assicurarla, di nessun nero. Poi Meneghina, che la fa un po' la Meneghina da Giampetta da Zinno, no? La donna dei Cibri, e fa una mese in Tigadella anche lei, ecco. Dove ero in fondo io erano tutte donne che giuntavano. Mentre alla press c'erano uomini e donne, il Rino, che era Giulì della Marietta, Giulì della Marietta. Dopo c'era Levi, era bravo anche lui, era intelligentissimo. Veniva da Milano, che era in pensione da Tonia Dagnoc. Forse Tonia Dagnoc la conosciva, quella che era in casa insieme a Cibri. Questo Levi era un dirigente, un assistente. Ha ricordato prima il discorso lì della signora Maria, no? Che poi è nata via. Vuol dire qualcosa di questo personaggio? Descrivere i rapporti, come era la persona? Questo personaggio qua, lei era un tipo nervoso, però lei era bravissima a insegnare. La signora Maria era la cappa, nota che disegna la cappa. Era milanese, no? Era milanese, era tremenda, no? Però aveva una cosa buona. Che se si sbagliava sul lavoro davanti al padrone
Vi difendeva? Difendeva. Però sì. Poi, con voi? Mamma. Severa. Severa. Noi abbiamo pianti tutti. Era un po' rigida, anche perché picchiava anche le donne sulle mani. La Gala Grintan viene da Corsico. Corsico? C'era anche suo marito. C'era anche suo marito che pia, insomma, la scumagna un po' te, ma per ridere, ne? Sì, Ciappetto, certo. Ciappetto, lui fa i liei. Certe volte quando l'era inversa la natola anche con gli operari. Per me è sempre stata comprensiva, anche nella mia situazione, e mi non ho mai litigato. Era un po' sotto le sue, sinceramente, ma noi che eravamo piccoli, per confronto a Ermelina, Rosellina, così, che loro erano più grandi, ormai erano anni. Quelli lì si sentivano un po' più sicuri, un po' più tranquilli, ma le piccole gli hanno fatto salvare il sicuro. Anche la signora Maria, che aveva anche il suo caratterino, che era quella signora di Milano, ma era una signora spazzosa, cioè persone affidate, brave, brave. E il marito era bravo? Il marito della signora Maria, sì. Bravissimo. Bravo, buono. Se non stava attento, le prendeva. E lui la toccava. Ah, bravo in quel senso lì. Era bravo perché era costretto a essere bravo. Lei è venuta come capo da dei lavori, con tutto il materiale, tutte le macchine che lui il fiano lì a crompar da Milà. Là si capisce che lei era una ditta che dopo ha serrata anche lui. Perché i macchinari erano già abbastanza vecchi. Gli ha comprato macchinari e anche il capo. E anche la capa che gli ha fatto insegnare. Le macchine, chi è che le faceva la manutenzione? C'era qualcuno? Gianni Spuntioni. E Gianni Dasti. Ah, erano bravissimi. Sì. Cioè sì. Loro lavoravano lì e facevano... Sì, manutenzione delle macchine. C'era molta miseria. Insomma, sì, ce n'era. Ma non sapevamo che era miseria, eravamo tutti così. Adesso sì, si distingue se c'è miseria, ma una volta no. Tempo di guerra venivano gli apparecchi, no? Non apparecchi, ma sono all'allarme da in fora. Andiamo da stala da Miro, perché lì fa freccia d'inverno. Da stala da Miro, lì le remoleache, era la ibidupia da anche, non tre col mesliter, gambiem, quasi tutto. Sono incurdito, ma un riprendo sta lei. Sa, dopo quando bombardano la gente va a aiutare perché c'è stato delle mucche uccise, quelle scappate, o uno che era là con fuori tutto, la mamma che piangeva. Sì, E attimi poi non si ha paura, perché se cambia l'età, se cambia il culo, mandiamo aperto. Pane, mela, pane, fichi, loro non mangiare che mi dà. Da mangiare mangiavano le patate cotte nella cenere che erano così buone. E io andavo, prima di entrare alla SACIT, andavo a piedi fino alla Bella America a fare i simai del grano turco per dare alle mucche. Ho 8 anni andavo a cercare la carità e non avevo vergogna perché mia mamma mi ha sempre detto chiedi ma non toccate mai la roba degli altri. Dai a casa, trovai a me da mangiare. Preso il mio sacchettino, andavo, sono proprio là dal signor Dornetti, la signora là conosceva bene mia mamma. Ha detto, ma tu non sei la bambina della signora Rossi? Sì. Come mai? Sono andata a casa, non ho il pane da mangiare. Mi ha mandato a casa con la farina e il pane. E io le ho detto grazie. Intende guerra, che era quella che portava i panini e mangiavano. E che era quella che se ne fa uso da... Mangiagli una volta venne, ho fatto il panino, invece di mettere dentro il salame, ha messo dentro grasso, l'arpeo sulla carica, invece del salame. Una volta, un anno abbiamo fatto anche i turni, venivo a casa alla una. Come alla una? Alla una di notte, si faceva il turno di notte, sì. Caghera al Norge, proprio in piazza, il barbiere al Norge. Mi sono messo a cadervi la porta, ma l'ho ciappata da me, la squadra. Lui era le pus, sono io che ho aperto la porta, lui mi passe,
mi è saltato fuori uno lì con la scopa, mi ha dato una scopata sulla testa. Senza dire ne ha ne va. E anche me godi ne ha ne va. Sono c'è la caccaragna. Era tutto buio la strada lì allora, di notte? Sì. Non c'erano luci? Non c'era strada. Niente. Né luci, né case, né niente. Cioè dal Cunta appena la laga... Sì, era in Cunta. Tutta la costa che di comincia, alta. Ma dopo un pespero, Cecchino che ha fatto quel garage che giustava le biciclette. Siamo andati a caricare il compensato in stazione, alla porta. Siamo andati là e vicino dall'altro c'era un vagone pieno di carrobi. Oltre con la pan che era, siamo andati di là, su quel vagone, a mangiare tutto il carne. Il giorno dopo siamo tornate con le sacchetti per portare a casa un po'. Hanno chiuso tutto e eravamo dentro. Mi portavano in Germania. Aprite, aprite! Mamma mia, guarderia mia, siamo quattro. Lei è andata lì a lavorare in che anno? Dopo la guerra, sì, ho fatto 12 anni e sono sposata nel 57. L'ha chiesto la mamma, la mia mamma, l'ha chiesto lei, è andato lì signor Fiano, perché signor Fiano a vomia della mia bagaia? Il sene proprio, il messile, pomi. E lui, chi è la sua figlia? Questa signorina, ma la mandi subito domani mattina. E lui che era maison, triquardon e 20 anni l'homme. Dai 14 sede, si è messo in sede, si è di altri quattro e si è di giù di sette nomi. La cosa che vi ha un po' accomunato è il discorso della pallacanestro. È una cosa che è abbastanza insolita, è riferita agli anni 40, no? Mi interessava che ci deste qualche indicazione su questa esperienza sportiva. Gli allenatori erano tutti di Bagnolo. Di Bagnolo. Ecco, quindi la squadra quando è stata creata, quanti eravate? Non mi ricordo. Era già tornato il Fiano. Dalla guerra? Dalla guerra, perché stai creato la pallacanestro. Sì. Perché che come facciamo per annunciare la pallacanestro? Le stagioni erano militare. Perché Simonetti Giovanni... Era e l'altro come si chiamava? Era il Gattisia Spaenta, ma non mi ricordo. Spaenta, quanti eravate lì della Sacet che giocavano in questa squadra? Me e te, e Chiusina Menta, Maria Giulia, Antonia Cassana. Quanti anni è durata questa esperienza poco, sportiva? Da poco, perché dopo... Sono stata due in seno. Quanti sa sposare, ma la sa fuori, basta, allora la sa finire. Quindi col matrimonio finiva il lavoro. Sì. C'erano dei campionati, dei tornei? Sì, pochi. Si è nata un po' a Pustì. A Pustì? La squadra contro la Galia Mia. Galia Mia. Quindi... Non era che eravamo tot e tot. C'erano qualche di Bagnolo che facevano la squadra, un po' maschi, un po' femmine. Abbiamo vinto lì però con le cose, con la spilla che bisogna il culo. Loro erano alti, più forza di noi. E allora mi viene, no, ma la Sangiola, un giorno da Rinero. Rinero che era calese, ma niente a destra. Mi ha mandato uno spillone e anche lui mi chiama il fobel. Scappare, lo sanno al Fobel, no. E invece Pustigli, quando è stato l'intervallo, la prima l'altra, se nasce a Catalogna, a Sarigotto. A Romara. Andare all'intervallo della partita, invece di andare a bere il tè negli spogliatoi, andava a Catalogna. Era mio spogliatoio, era mio tè. Chi si accorrava del tè? Non c'era niente, l'abbiamo fatto noi con l'uva, rubata. Femmina è che la roba che... Cosa veniva organizzato lì? Cioè, io ricordo un discorso di gite. Siamo andati a Bassano del Grappa, siamo andati in Svizzera, a Lugano, Locarno. Perché tanti non venivano. Io preferivo prendere un paio di scarpe meno, ma io sono curiosa. Quindi lei prima andava a fare le pulizie e studi. Dopo la fa le otture. E in tempo delle ferie, gli altri andavano i monti in mare. Ma in vista là, che in vista poi là, ma in vista le montagne, in vista poi le montagne. Ma questo è dopo che sono sposata. E non essere là a pulire col getto di finestru e allora, sì. E pulire i gabinetti. Adesso che ho quinto, anche se nasce al finural da Fiano.
Si che inoltre ne hanno i silosi, ma ignorante come le gabbie. Beh, una volta che era da una sola corriera andare a Milano, vedere Milano, figuriamoci. E allora lei ha fatto corriere. Dalla prima corriera erano tutte le altre autorità, impiegati, sì. Dalla seconda corriera era tutta la pebble. Allora si passava molto, c'erano dei paesi, no? E le corriere c'è ancora la maniglia che si abbassava il finestrino. Tutti giovani, 20 anni, 22, 18. Là, sanando i paesi, che erano i ragazzi, no? Loro prima di arrivare dal paese, dolci! Tirato dalla uva, tutte fuori. Nel rientrare, qualche autorità è venuta sul nostro pulmo e si è messa la danaccia. E se fate ancora una parola, vi buttiamo giù. Abbiamo chiuso la bocca fino a 20 anni. Però abbiamo pianto quando siamo andati là al funerale. Qualcosa del vostro paese che è Vaiano e di questa fabbrica che è stata molto importante per i cittadini. Sono il professor Finocchiaro, insegnante di lettere, orientato, sono coordinato il lavoro qui a scuola riguardo la SACET. Abbiamo portato qui due persone che hanno lavorato tantissimi anni in quella azienda della SACET, Carlo Germani, che ha girato un po' nelle varie reparti lì dello stabilimento. La signora si chiama Ermelina Inzoli, ha lavorato parecchi anni nei metri e era arrivata a un ruolo di coordinamento delle persone che lavoravano nei metri. Questa era la segheria collegata con venivano di là del mio reparto, si sceglievano quelle più belle, quelle brutte, c'era un colando. E da dove arrivava il legname? Arrivava dopo. La Jugoslavia generalmente. Per fare un metro bisognava legno resistente e stagionato, perché come ho detto si restringeva e allora le misure non corrispondevano. E quali erano le condizioni di lavoro e quante ore si lavoravano? 8 ore al giorno. A che età si iniziava a lavorare nella fabbrica? 14 anni, a posto con il libro. Esisteva una mensa all'interno della fabbrica o si andava a casa a mangiare? No, tutti a casa. Non era quello organizzato, non c'è mai stata una mensa. Ma. E cosa si mangiava solitamente? Le nostre minestre, le polente, i pastisciutti, ma non tanta roba buona come c'era adesso, era la minestra e basta. Polenta e con qualche cosa e basta. Eppure eravamo contenti. E mentre si lavorava si manteneva il silenzio o si poteva scherzare con i propri colleghi? Il reparto era scritto, silenzio, attenzione al lavoro. E quindi come si faceva avere amicizia all'interno della fabbrica? Prima dell'orario, l'orario era la 1:30, la 1:15 bisognava essere sulla macchina, fermi a aspettare il segnale. Perciò quel 10 minuti, quel quarto d'ora lì, prima di mettersi a lavorare, facevamo, e prima di andare dentro, facevamo le nostre confidenze. C'era la sirena e suonava il quarto d'ora, a 5 minuti in preavviso, prepararsi. Bisognava prepararsi sulla macchina e aspettare il segnale, perché se arrivava là in ritardo c'erano le multe. Considerando che il proprietario era ebreo, le leggi razziali ebbero delle conseguenze sulla fabbrica? No, anzi, mai, anzi, veniva sempre incontro ai nostri desideri, sì. Se gli operai chiedevano qualche cosa, era bravissimo. Dato che c'era il fascismo a quel tempo, ha influenzato sul lavoro degli operai? No, perché io ero più piccola quando c'era, avevo la tessera del fascismo. Noi abbiamo lavorato sempre bene, senza nessun tranquilli, sì. E c'erano alcuni operai che simpatizzavano col fascismo? No, era il momento che era un po'... Un po' calmo. Erano piuttosto allora fascisti nel senso del partito. Eravamo tutti con le tessere dei fascisti, allora era... Sì, sì. E c'era una...
Secondo lei quali sono le ragioni che hanno portato al fallimento della fabbrica? Era un po' come adesso, siccome che c'erano di già i macchinari della mia figlia, erano già, allora c'era la concorrenza a Milano delle fabbriche più moderne che costavano più poco, non c'erano le richieste del lavoro, allora hanno dovuto chiudere. Lei si ricorda con molta nostalgia quegli anni? Molta nostalgia. È vero che la Sacet era l'unica fabbrica a produrre metri in Italia? No, l'unica no, meno 3 o 4 in tutta Italia c'era. Secondo lei per quale motivo Fiano decise di costruire la fabbrica proprio a Vaiano? È perché era un paese di zona depressa. Quando Gilberto Fiano scappò in Svizzera, gli operai ebbero delle conseguenze? No. No. Ha sostituito il nipote dopo. Nessuno adesso è interessato a riaprire la fabbrica, magari non a Vaiano, ma in un altro paese. E no, perché i macchinari erano già vecchi e non c'erano più. Era molto faticoso trasportare i tronchi degli alberi? Faticoso no, perché il servizio non c'era, quei camion autotrasporti da adesso. Allora con i cavalli e i carretti da tutti i paesi circondari venivano portati sul piazzale. Sul camion c'erano delle catene con i ganci che andavano sul piazzale, no. Una macchina che andava così, andava sul piazzale con quelle catene lì, con i ganci, prendevano le piante e le portavano a destino. In qualche modo siete stati contenti di aver lavorato alla fabbrica? Come no, sì. Allora i tempi, per forza, era una fortuna aver avuto la fabbrica in paese. Certo che eravamo contenti, perché aiutavamo le nostre famiglie. Poi eravamo giovani, facevamo degli orari che avevamo ancora il nostro tempo di divertirsi. Nel 58, praticamente la società è stata sciolta. Quando è stato fatto questo fallimento, il personale è stato pagato? Sono stati tutti pagati? Tutti, lui, fino all'ultimo centesimo. E in quel frattempo lì che ho conosciuto questo ragazzo, c'erano già la società lì dal miliardo, che dizia, la società del miliardo, Vanelli, Olmi e Serafino. Olmi, Patrini, Vanelli e Bonaventura. Bonaventura lo vedevamo poco, che veniva, beh, Patrini era lì. Patrini sì, però. Sì, lui era sempre lì. Poi Vanelli e il signor Olmi, quello che giocava nell'Inter. E hanno creato una nuova società, l'hanno chiamata Nuova Sacet, che è sopravvissuta per pochi anni, fino a poi al fallimento. 4 anni e poi basta, hanno chiuso. No, ma era quando c'era il dottor Fiano, una famiglia, in tutto e per tutto. Quando sono subentrati quelli là. Se era mia la guerra, forse gliela mostro di vengo anche adesso, ma grande, grande.